Allora, il referendum sulla legge di riforma costituzionale, ad aprile è arrivato il via libera al disegno di legge Boschi, appunto, per quanto riguarda le riforme costituzionali. Adesso a ottobre si voterà il referendum. Sarà un referendum confermativo in pratica, quindi non andrà incontro a dei problemi che hanno ad esempio i referendum abrogativi, non ci sarà un quorum minimo da raggiungere, però anche su questo referendum e in particolare sulla riforma costituzionale che è stata approvata ci sono parecchi ancora punti su cui si sta discutendo. Allora, innanzitutto facciamo il focus sulla situazione con questo breve servizio, poi entriamo in studio e iniziamo il dibattito qua tra di noi. Con un comunicato stampa diffuso nel tardo pomeriggio di martedì, il primo presidente della Corte Suprema di Cassazione, Giovanni Canzio, ha dato notizia che l'Ufficio Centrale per il Referendum ha dichiarato conformi all'articolo 138 e alla legge nazionale 352 le quattro richieste di referendum del testo di legge costituzionale approvato dalle Camere, dichiarando dunque legittimo il seguente quesito referendario: approvate il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNL e la revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione. Approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 88 del 15 aprile 2016. Questo è il testo che troveremo sulle schede nel prossimo mese di ottobre. Un referendum sul quale il governo Renzi dice di giocarsi tutto. Intervenendo alla Camera prima dell'ultima lettura sulla riforma della Costituzione, il Premier aveva puntualizzato: questo è un passaggio storico per il nostro Paese, e a chi gli chiedeva l'obiettivo per la consultazione di ottobre Renzi ha risposto: il centrosinistra vinse nel 2001 con il 34% di affluenza, ma non importa la percentuale, basta vincere. E intanto da Firenze proprio il Premier ha lanciato la campagna per il sì al referendum di ottobre, un appuntamento che si configura sempre più come spartiacque della legislatura. E allora dalla Zuanna partiamo anche per questo secondo tema da lei, un referendum sul quale Renzi investe molto. Sì, Renzi, diciamo che noi andremo a votare in ottobre sulla riforma della Costituzione. Ciò che ha detto Renzi, cioè praticamente che lui si dimetterà se il referendum non passa, poteva anche non dirlo, nel senso che è una conseguenza logica. Le dimissioni sarebbero in ogni caso una conseguenza logica del fatto che se non passa appunto la riforma sarebbe il fallimento della cosa principale che Renzi ha fatto, o per meglio dire che il suo governo ha fatto e noi come maggioranza di governo, come maggioranza abbiamo appoggiato in questi mesi. Quindi non è che sia tanto un referendum su Renzi o non Renzi, è un referendum su un cambiamento importante della Costituzione che è stata fatta, che abbiamo fatto. E la conseguenza sarà che anche la cosa principale, essendo la cosa principale che il governo ha fatto, il governo giustamente ha detto che se ne andrà, anzi Renzi ha detto addirittura che lui si ritira a vita privata se questa cosa succede. Allora, io credo che gli italiani sono chiamati a fare una cosa molto importante in questi mesi, a cercare di capire bene i cambiamenti che sono stati fatti, partendo dal fatto che non abbiamo cambiato la prima parte della Costituzione, quelle di cui abbiamo parlato prima, no? Cioè gli articoli fondamentali, ma abbiamo cambiato il modo con cui lo Stato organizza il suo fare le leggi e organizza il suo governo rispetto ai cittadini. Quindi dobbiamo fare una grossa opera di informazione, penso che, ma senz'altro anche la vostra televisione lo farà, magari voi sì spacchettando la cosa, no? Magari una volta parlerete di un tema, una volta parlerete di un altro, certo. E poi i cittadini valuteranno e se penseranno che i pro del cambiamento, come io ovviamente ritengo, siano maggiori dei contro, voteranno sì. Sì, credo, sì, certo, si vota sì. Se la riforma Boschi le piace di più di quella delle unioni civili, della legge sulle unioni civili? Ma a me piacciono tutte e due, questo è un tranello classico dei giornalisti, mi piacciono tutte e due, nel senso che la riforma, quella sulla riforma Boschi, io credo che possa dare una grossa spinta
alla modernizzazione del paese, questo veramente. In particolare, guardate, io sono entrato in politica da pochi, solo da questa legislatura, e devo dire che la cosa che ho sofferto di più in questi anni è proprio il fatto che sembra di pestare l'acqua col mortaio, cioè il fatto di dover fare due volte le stesse cose. Faccio un esempio che si capisca facilmente. L'ho fatto anche su un giornale una volta. Noi abbiamo fatto una legge per onorare la memoria di Burri, che è un grande scultore, ha fatto un scultore contemporaneo. Beh, per fare questa legge abbiamo fatto 12 passaggi alla Camera e 12 passaggi al Senato, ed era una legge che non aveva impegni di spesa, quindi ci abbiamo messo un anno praticamente e abbiamo raddoppiato tutto. E è stata una cosa assolutamente assurda, che non ha nessun senso. Il bicameralismo paritario, come si chiama, c'è solo in Italia e forse in Romania. È una cosa insensata. Noi abbiamo cercato di modificare il Senato in modo che diventi la Camera in cui le regioni e gli enti locali possano partecipare alla formazione delle leggi e intervenire per alcune cose importanti come il cambiamento della Costituzione e altri aspetti legislativi molto particolari. Quindi questo, secondo me, da solo varrebbe la pena, sarebbe già un motivo da solo per votare sì a questo referendum. Certo, ricordiamo che appunto il Senato passerebbe da 315 a 100 senatori, che sono composti 74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 nominati dal Presidente della Repubblica. Poi i senatori restano in carica per tutta la durata delle istituzioni territoriali dove sono stati eletti. Ecco, questo dove sono stati eletti, poi si sta dibattendo in questi giorni le modalità. Ecco, per la scelta di se volete posso dire una parola su questo, poi non voglio rubare spazio agli altri. Il motivo per cui il Partito Democratico compattamente ha votato a favore, con pochissime eccezioni, di questa legge è perché è stato raggiunto un compromesso fra di noi, perché si è deciso che i senatori vengono eletti dal popolo attraverso l'elezione del Consiglio regionale, e il Consiglio regionale si limiterà a ratificare l'elezione. Cioè praticamente, per esempio, se si deciderà, perché dovremmo fare dopo la legge per come vengono elettorare, no? Certo. La legge si dice, per esempio, che i senatori che prendono più preferenze andranno, i consiglieri regionali che prendono più preferenze andranno poi in Senato. Questo vuol dire che la scelta dei consiglieri regionali sarà in mano al popolo. Quindi non è vero, perché si continua a sentire questo, non è vero che saranno nominati dai consiglieri regionali. È un po' come succede col Presidente degli Stati Uniti. Il Presidente degli Stati Uniti non viene eletto direttamente dal popolo. Il popolo elegge i grandi elettori che poi fanno una convention e eleggono il presidente. Ecco, certo, sarà la stessa cosa. Certo. Gianluca Pozza, lei piace questa riforma? Non credo tanto. Non credo, infatti. Questa è una cosa sicuramente di cui siamo stati critici, in particolare appunto perché c'è una tendenza fondamentalmente in questa legge, quella un po' di accentrare le competenze verso lo Stato, e quindi facendo marcia indietro riguardo al federalismo e riguardo anche, quindi accentrando più sullo Stato. Pensiamo ad esempio ai recenti referendum sulle trivellazioni, che sono stati fatti, persi, però fatti e discussi, e i cittadini delle regioni che hanno avuto queste problematiche, hanno potuto intervenire nel processo legislativo e far discutere di questo. Invece oggi lo Stato può, ad esempio, su interessi strategici nazionali, energetici e quant'altro, a prendere su di sé tutta la questione e decidere a livello statale, scavalcando le regioni. Questo, ad esempio, è uno dei punti poco discussi, che invece secondo me è abbastanza problematico, come anche problematica l'eccessiva definizione delle competenze fra Stato e Regione. È vero che la riforma del titolo quinto del 2001 ha causato tutta una serie di problemi proprio perché non lo faceva, però è anche vero che se adesso poi questo nuovo cambiamento nella pratica normale dovesse trovare nuove problematiche fra Stato e Regioni, sarebbe ancora più difficile intervenire, nel momento in cui per farlo bisognerebbe di nuovamente intervenire a livello costituzionale, quindi doppio passaggio parlamentare e quant'altro, e possibile referendum. Quindi
questo è dal punto di vista un po' così. Poi sul Senato non elettivo, sentamente questo va a mitigare una delle più grosse critiche che c'erano verso questo Senato, ma certo... Beh, c'è anche il punto interrogativo, che cioè, avremo dei senatori e dei consiglieri regionali che saranno tre giorni da una parte e tre giorni dall'altra. Anche adesso siamo tre giorni a Roma, noi. Ho capito, però insomma è difficile. Per come la vedo io, il ruolo che ricoprono queste figure dovrebbe essere, non so, 24 ore su 24 rispetto alle competenze che devono analizzare anche ogni giorno e le responsabilità. Certo, per i quali tra l'altro non è prevista una Prego. La mia preoccupazione è che accada, come diceva la telespettatrice prima, è come per le province, che si è tanto sbandierata questa abolizione e poi invece le province ci sono, solo che nessuno sa, nessuno le può eleggere, certo. E nessuno hanno le stesse, sono inefficienti e hanno le stesse competenze di prima fondamentalmente, e quindi questa è la grossa preoccupazione. Certo. Marina Buffoni, in questo caso si trova d'accordo con Sinistra Italiana? Sì, in questo caso trovo d'accordo, perché detta molto francamente, se chi ha votato il consigliere regionale pretende che il consigliere regionale faccia il consigliere regionale, non il senatore, e spenda il suo tempo sul territorio per risolvere i problemi dei cittadini. Io dico meno male che non c'era, che le riforme costituzionali hanno bisogno di ampio consenso, perché altrimenti Renzi ci avrebbe messo la fiducia pure qua. È una battuta. No, dico che le riforme costituzionali richiedono ampio consenso, ma soprattutto anche in un Parlamento in cui hanno giocato quattro condizioni molto, molto, molto strane per la storia della Repubblica, perché questo referendum si andrebbe a votare quando abbiamo avuto un Presidente della Repubblica Napolitano che non è mai stato super partes, ma è stato molto ingerente nella politica di governo, un Napolitano che ha fatto due mandati, cosa davvero molto eccezionale. Un'altra condizione, quella della investitura di Renzi, Presidente del Consiglio nemmeno parlamentare, e che quindi ha avuto questa investitura con una maggioranza fatta a suon di patti, il Nazareno è una di queste, per esempio. Terza condizione, la mancata adesione dei due terzi del voto parlamentare, ecco motivo per cui andiamo al referendum. E la quarta condizione, che forse qualcuno gli è sfuggito, però la Corte Costituzionale ha dato l'illegittimità ai parlamentari che sono stati eletti col porcellum. Quindi noi andiamo a votare un referendum sulle riforme costituzionali quando non c'è niente, che ci troviamo in quattro condizioni dove davvero non funziona nulla. Quindi invece credo che sarebbe bene per il nostro paese andare al voto il prima possibile, consegnare, riprenderci quella sovranità popolare. Quindi lei vuole mantenere il Senato così com'è? Il costituzionalista. Lei vuole mantenere il Senato? Io voglio un altro ente di secondo livello che i cittadini non hanno voluto. Lei vuole mantenere il Senato? Che la provincia è un ente di secondo livello, che sono stati eletti consiglieri comunali, dove addirittura i consiglieri comunali che andavano a votare pesavano in modo diverso il loro voto, perché i comuni più piccoli avevano un peso minore dei comuni più grandi. No, non è ovvio, come, perché non è una sovranità popolare, perché testa un voto. Certo. Mia. Ognuno contava, allora, per ognuno contava. Ma scusi, ognuno contava. Una testa un voto. Ma certo. Come mai? Però poi queste province era una testa un voto così, in mano al Partito Democratico. Ma lei si è un po' distratta. Era proprio una testa un voto questo. No, non è una testa un voto. Sì, perché ognuno rappresentava i suoi cittadini. Se uno viene da Barbona, che sono in 800. Ha fatto un bel giretto su questo. Comunque, io dico questo. Se non siete riusciti a coagulare una maggioranza, vuol dire che non siete bravi a farlo. Per cui questo referendum dovrebbe assolutamente essere votato. Sono un po' fantasiose. Comunque mi auguro subito che si vada al voto, che Renzi finalmente riusciamo a cacciarlo, portare gli italiani a votare e che il centrodestra così, finalmente lei vuole tenere 350 senatori di un governo che sta facendo che ogni decreto è una lobby ai poteri forti, la massoneria, dopo cosa c'è ancora? No, le lobby, la massoneria, i poteri forti, il sistema industriale e militare, omosessuale, certo. Poi cosa c'è ancora? Sentiamo il tecnico. Ogni decreto legge del governo Renzi è una marchetta ai poteri forti e alle lobby. Ma che bella lobby così potenti, che 20 anni che non hanno avuto andiamo dal tecnico. Allora, si poteva fare meglio?
poteva fare meglio, come nel caso delle unioni civili. Ci poteva essere più coraggiosi, come diciamo. Nel caso delle unioni civili è da apprezzare sicuramente che questo governo ha, è giunto ad una riforma corposa della Costituzione, quindi non solo il titolo quinto, che poi è un tornare indietro rispetto a quello a quanto fatto nel 2001, ma anche appunto il Parlamento. Per esempio, se si voleva veramente, come verrà fatta la proposta agli italiani a ottobre, risparmiare sulla politica, anche se poi certo, è una goccia certo. nel mare il costo che possono avere i politici, però è comunque un segnale che un governo dovrebbe sempre dare. Si poteva tagliare anche i deputati, per esempio, quindi, anche perché ricordo che l'Italia si poteva snellire un po', insomma, il tutto il Parlamento. Pur mantenendo le funzioni alla Camera dei Deputati, anche perché ricordo che per tanti anni, troppi anni, dal 48 quando è stata fatta la Costituzione, l'Italia ha 945 parlamentari. È uno dei parlamenti più numerosi d'Europa, ed è una cosa illogica rispetto al numero della popolazione. Vabbè, che siamo circa 60 milioni. Ne tagliando 250 adesso, no? Si poteva, ripeto, a domanda si poteva fare anche qualcosina di più, ma per carità. Certo, perché uno dei temi caldi poi era quello, appunto, di tagliare i costi. Un'altra cosa è, ripeto, spero che gli italiani vadano a votare, spero che vadano consapevoli di ciò che vanno a votare, perché comunque non bisogna soffermarsi solo sul fatto che vengono ridotti i senatori, perché in un periodo di crisi economica come quello in cui ci troviamo, gli italiani possono naturalmente essere piacevolmente colpiti che il governo riduca sensibilmente il numero dei senatori, ma c'è anche altro in questo referendum, per esempio il capire bene il meccanismo di votazione di una legge, che appunto viene eliminato il cosiddetto sistema delle navette, in cui lo stesso testo deve essere identico approvato a Camera e Senato. Se una delle due Camere porta una modifica, bisogna per forza tornare indietro. Ed inoltre anche la riforma del titolo quinto è molto importante, cioè io soppeserei le due questioni. Sono due questioni altrettanto importanti che possono influire sull'evoluzione del nostro paese, perché appunto le province e questo governo sta con la riforma del titolo quinto perseguendo una politica di accentramento del potere iniziata nel 2014 con la legge Delrio e la decostituzionalizzazione delle province, dove le province non spariscono, rimangono, ma semplicemente i loro poteri vengono ridistribuiti, non ci sono più le elezioni ovviamente dell'organo provinciale, i loro poteri vengono ridistribuiti tra comuni e regioni. Anche questo però potrebbe dare seguito, tant'è vero che poi dall'articolo della Costituzione la parola provincia sparirà, ci saranno comuni, città metropolitane, regioni e Stato. Un altro aspetto diciamo che mi lascia perplesso è appunto il meccanismo che dovrà essere poi ben specificato nel caso in cui la riforma venga passi, appunto dei senatori, sono in 100, di questi 100 provengono dai consigli regionali, però visto che molto spesso sarebbe stato opportuno mantenere la sovranità popolare in mano al popolo, per una questione di trasparenza, comunque per una questione veramente giuridica, nel senso dire ai cittadini, si è parlato sempre tanto delle preferenze, anche appunto del porcellum, del sistema elettorale, preferenze sì, preferenze no. Allora, quale migliore occasione dell'elezione dei senatori di dare il potere, la scelta al popolo di votare i propri rappresentanti? Ecco, senta, è una riforma accentratrice. Sì, alla luce della riforma. Certo, sentiamo cosa ha detto. Allora, sentiamo prego. Che nell'articolo 117 sparisce il riferimento alla legislazione concorrente. Esiste la legislazione esclusiva in capo allo Stato, le materie, la legislazione concorrente e la legislazione residuale, cioè, quindi sparisce un concetto chiave dell'articolo 117 come era stato concepito nel 2001, quindi
Allora sentiamo quello che ha detto invece il Premier Matteo Renzi all'indomani dell'approvazione in Parlamento appunto della riforma costituzionale. Torniamo a parlare in questo caso di politica e quindi se questo sarà un referendum sul suo governo e su di lui. Sentiamo come ha risposto. Il nostro governo è convinto dell'operazione delle riforme e non abbiamo nessun tipo di paura o di timore che il referendum costituzionale di ottobre sia personalizzato. I cittadini diranno: volete un Senato come quello di oggi, che vota la fiducia, che è un doppione della Camera, che dà indennità ai parlamentari, che dà alle regioni tanti poteri e degli stipendi che sono superiori non soltanto a quello del Presidente del Consiglio, ma in alcuni casi al Presidente degli Stati Uniti d'America, perché ci sono alcune realtà regionali dove gli stipendi sono più alti di quelli americani. Bene, a fronte di questo, volete continuare con questo sistema o volete cambiare? Io credo che i cittadini voteranno per cambiare, però lo vedremo. Detto questo, il passaggio delle riforme costituzionali è davvero un passaggio storico e significativo, anche perché non ci credeva nessuno. E quando abbiamo iniziato questa legislatura, mi ricordo i sorrisetti di quelli che dicevano: figurati se andranno in porto. Sei letture, 174 sedute, migliaia di emendamenti, la politica ha dimostrato di saper riformare se stessa. Spero che questo spirito alimenti anche gli altri, che i sindacati sappiano riformare se stessi, che i dirigenti di questo Paese sappiano riformare se stessi, che si possa ridurre il peso e il costo delle organizzazioni e delle infrastrutture burocratiche per essere più efficienti, più semplici, più vicini alla gente. Allora, professor Casen, Renzi parla anche degli stipendi dei consiglieri regionali che con questa riforma vengono equiparati a quelli del sindaco del capoluogo regionale, se non sbaglio, no? Dalla Zuanna, sì, cioè con una sforbiciata che alcuni dicono poteva essere anche un pochino più corposa. Ad esempio qua in Veneto si passerà dagli 11.000 euro mensili a circa 7.000 euro, quindi un taglio di quasi 4.000 euro. Il Movimento 5 Stelle dice che si poteva tagliare di più, cosa dice? Certo, cioè devo dire che insomma 7.000 euro sono più che sufficienti per vivere, anzi anche troppi, visto la situazione di crisi in cui stiamo vivendo. A tutti chiediamo un sacrificio. Per esempio la giunta di Padova si è tagliata l'indennità subito del 10% e con quello abbiamo costituito invece un fondo per poter aiutare delle famiglie bisognose. Ma ci sono anche altre case. Il sindaco Brugnaro ad esempio ha subito rinunciato alla propria indennità. Aspettiamo Zaia allora. Sì. Ma io credo che questo passaggio sia abbastanza faticoso. Fa pensare molto a una legge che era stata la legge Acerbo, che aveva messo in condizione un presidente del Consiglio di diventare padrone dell'Italia per un certo periodo, perché se le cose vanno in questa maniera ci sono anche le premesse per poi fare un'ulteriore modifica alla Costituzione. Io non la vedo come primo passaggio. Il primo passaggio potrebbe sempre andare, però se accentriamo troppo il potere presso pochi, allora si può fare una seconda modifica della Costituzione. A questo punto si può decapitare pesantemente quello che è la presenza del cittadino nel decidere del futuro dell'Italia. La mia impressione è che gli italiani non servono più, vengono messi da parte, i pensionati pesano, perché esigono di avere la pensione, lo dico indifferentemente dai partiti piuttosto che sindacati, eccetera. I cittadini vogliono pagare meno tasse e si portano sulla schiena le tasse che sono state create dai governi precedenti, qualunque esso fosse, certo, di qualsiasi colore, al punto tale da poter sorreggere perfino l'economia tedesca.
noi paghiamo le tasse per sorreggere l'economia tedesca. Perché? Perché le banche tedesche, nel momento in cui lo spread era al 6% e in Grecia era al 12%, hanno investito. Perché sta a loro stabilire se aprire o chiudere il rubinetto. È chiaro che è il miglior investimento che ci sia, anche perché nel meccanismo di acquistare i titoli di Stato si possono, con soldi della BCE, quindi soldi non di proprietà, diciamo più che soldi, non ci sono più soldi, sono valori che vengono dati dalla BCE alle varie banche, no? Possono investirli in titoli di Stato per miliardi di euro. Dopodiché, presi questi titoli di Stato, si mettono a garanzia e viene restituito il valore del 90%, viene rimesso a garanzia e via di questo genere. Quindi lo Stato greco oggi, che nessuno vuol spiegare, è in crisi perché ci sono banche che hanno investito 5, 6, 7 volte i titoli di Stato rimessi a garanzia, quindi percepiscono su denari che non a rischio, perché sono denari dati e non di proprietà, sono stati dati dalla BCE, va bene, riescono a percepire anche il 70% all'anno e i greci pagano. Noi naturalmente siamo stati fortunati perché la speculazione che è stata innescata il 10 febbraio 1911, che poi ha determinato la caduta del governo Berlusconi, era un'operazione fatta dalle banche tedesche a cui si sono accompagnati tutti gli altri. Allora è difficile che un governo italiano, per quanta volontà possa avere, possa abbattere le tasse, perché lo Stato italiano sta raccogliendo le tasse e poi ingrassa le banche, ma questo per necessità, fa di necessità virtù. Purtroppo è così, una volta erano le banche che prendevano i soldi dei cittadini per conto dello Stato e le consegnavano i soldi allo Stato, adesso è lo Stato attraverso le tasse che paga le banche. Le banche tedesche peraltro hanno fatto un'altra bellissima operazione, perché hanno investito il primo giro con i titoli di Stato tedeschi, perché altrimenti lo spread non si sarebbe mantenuto. Successivamente hanno investito invece in titoli di Stato ad alto rendimento Spagna, Italia e Grecia e Portogallo, eccetera, anche in Francia. Allora, se i meccanismi sono, se questa è l'Europa, è meglio fermarci e fare un pensierino, ma non per disfare l'Europa, ma per fare un'Europa un po' diversa. Allora, io sono uscito un po' dal seminato, le promesse di abbassare le tasse è praticamente impossibile. Il rischio che le banche tedesche, arrivate a un certo punto, vendano i nostri titoli e ci mettano di nuovo in crisi è possibile, perché le banche tedesche sono estremamente indebitate e devono trovare altri sbocchi. Ora, se non riusciamo a tenere il nostro governo non riesce a tenere la strada dritta e pensa che accentrando il potere a Roma possa in qualche maniera risolvere i problemi, io credo che sia una cosa estremamente difficile. Allora, adesso dobbiamo andare in pubblicità, ma appena rientriamo apriamo un piccolo capitolo su quelle che sono le polemiche intestine al Partito Democratico in vista del referendum, per capire chi voterà sì, chi voterà no, e poi c'è quella questione Casa Pound che ha sollevato un po' di malessere. A tra poco, dopo la pubblicità.